Tra poche ore Filippo Ganna tenterà il tris mondiale, cosa riuscita solo ai grandissimi della specialità. Cancellara, Martin, Michael Rogers, anche se Rogers la sua tripla, la tripla corona a cronometro, è viziata dalla squalifica di David Miller nel 2003 a Hamilton. Ripercorriamo la storia di questi campionati del mondo a cronometro elite. Primo cronometro, Chris Boardman su Andrea Curato e Jan Ullrich. 1994 era l'anno del Mondiale di Catania. Si sarebbe andati ad Agrigento per la prova in linea. Un Boardman spettacolare. Diede 50 secondi ad Andrea Curato, sorpresa, ma nemmeno tanto. Terzo Jan Ullrich a 1,51, quello che poi sarà il Kaiser. Quarto Erik Breukink a 10 secondi dal podio. E quinto Abraham Olano Manzano a 2,16. Non ci fu letteralmente storia per gli altri. L'anno successivo, ad Uitama, uno dei mondiali più duri a livello di prova in linea. Quella vinta sotto la pioggia da Abraham Olano. Però, il cronometro la dominò Miguel Indurain e il Navarro vinse per 48 secondi su Olano e Peschel. Terzo, arrivò a 2 minuti e 03. Quarto, Ramirez a 3,12 e chiude la top 5 Igor Bonciukov a 3,33. Gli italiani neanche l'ombra. Sì, c'è il nono posto di Maurizio Fondriest a quasi 4 minuti e l'argento mondiale in carica Andrea Curato a 4,44. Lugano 1996. Vinse Alex Zülle su Christopher Boardman, dopo l'oro, l'argento, e Tony Rominger, doppietta svizzera e in mezzo il britannico. Italia, Italia che sì, fece bene, incredibilmente, dopo Duitama. Due sorprese, Nardello e Peron, che nel corso della crono erano sempre in testa, ovviamente prima dell'arrivo dei fenomeni. Quarto Nardello a 1,01, a 20 secondi da Rominger, a 23 da Boardman. Peccato. E Peron, che arrivò a 1,34 da Alexander Zülle. Sesto Peschel, settimo Dominguez, ottavo l'argento in carica Avram Olano. A San Sebastian 1997, laddove in linea vinse Brochard, Laurent Brochard, cronometro vinse Laurent Jalabert su Sergei Onchar, e lì fu una sfida tra titani perché Jalabert si vinse ma solo per 3 secondi e Boardman a 20, Rominger a 24, Peschel a 44 secondi. Abbastanza tirata come top 5. Poi c'è Melchior Mauri, Erik Breukink settimo, Hall, Jaskula e Dominguez a 2,14. A Valkenburg, dove Oskar Kammerzind vinse su dormite colossali di Van Petegem e Bartoli, ma questo è un altro discorso. Vinse Abraham Olano, l'unico ciclista che abbia mai vinto prova in linea e prova a cronometro in anni diversi. Dominò su Melchior Mauri che arrivò a 37 secondi e Sergei Yonchar a 47. Quarto posto per Lance Armstrong a 56, ma con tutte le squalifiche che ricevette, la squalifica c'è anche per il quarto posto. Quinto Peschel a 1,07.
Verona 1999. Il Kaiser, la sua seconda medaglia dopo quella del 94. Secondo Michael Anderson, terzo Chris Boardman. Poi Belovosics, Mauri, i primi 5. A Plouay, laddove vinse Einsteins la prova in linea. La prova a cronometro invece vinta da Sergei Yonchar su Michal Rihe, la sua prima medaglia. Rihe e Peschel, tante medaglie, ma mai la vittoria della crono. László Bodrogi, l'unico ungherese, poi naturalizzato francese, ad aver vinto medaglie al mondiale a crono. Quarto Boardman a 1,16. Quinto Olano. Per l'Italia una doppia top 10. Decimo Pinotti a 2,15 e sesto Dario Frigo a 1,59. Lisbona, la doppietta per Jan Ullrich. A 8 secondi Millar, a 17 Botero. Quarto Leipheimer, squalificato. Quinto Bodrogi, sesto Oeste, settimo Gonzales. A Zolder, la prima affermazione di una nazione non europea. A vincere fu anzi Santiago Botero con 8 secondi di vantaggio su Michal Rihe e 17 su Igor González de Galdeano. Poi arriva Bodrogi a 25, Peschel a 33, Miller a 35, i primi 6 in 35 secondi. Ad Hamilton ci sarebbe una parentesi da fare. Ad Hamilton dominò letteralmente David Millar, letteralmente. Diede 1 minuto e mezzo a Michael Rogers, però l'anno successivo ammise di aver usato EPO e venne squalificato. E quindi la maglia di campione del mondo passò dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna all'Australia, che divenne così la seconda nazione non europea ad aver vinto il titolo mondiale. Rogers vinse per mezzo secondo su Peschel e 8 secondi e mezzo su Richa. Quarto Nosala 12 secondi, un ottimo Dario Frigo quinto a 26. A Verona si ripete, questa volta senza squalifiche preesistenti, Michael Rogers dominando con 1 minuto e 20, 1 minuto e 12 su Richa, 1,25 su Alexander Vinokourov, quarto Lorson, quinto Zabriskie e sesto Marzio Brusegin. A Madrid l'anno successivo vinse sempre Michael Rogers la sua tripletta, appunto. Sagan riuscirà a vincere anche domani, raggiungerà Michael Rogers a 3 titoli mondiali, secondo José Gutiérrez a 23 secondi e Cancellara terzo, sempre a 23 secondi, a 23,77, Gutiérrez a 23,89. Abbiamo Cancellara quarto Plaza, quinto e sesto la coppia kazaka Vinokourov-Khashekin, settimo Wiggins, ottavo Lang, nono Medici e decimo Victor Hugo Peña. A Salisburgo 2006 inizia l'era di Fabian Cancellara, stoppata solamente nel 2008 per sua decisione perché non si presentò a Varese. Cancellara diede 1 minuto e mezzo a Zabriskie e un minuto, quasi 2 minuti a Vinokourov, 1,49. Quarto Vandenborg a 1,53. Quinto Lang a 2,08. Una delle cronometro mondiali più dominate in senso assoluto. Per l'Italia non c'è nemmeno la top 10. A Stoccarda 2007 Cancellara domina meno stavolta. Secondo Bodrogi per l'Ungheria a 52 secondi e Clement a 57. Quarta e quinta la coppia tedesca Grabsch-Lang.
E se sto cosa ieri? S'affaccia al nono posto Kirinka, che lo ritroveremo tra qualche tempo. A Varese. A Varese dove il Malori vince il suo titolo mondiale a Crono Under 23. Per l'Elite vince Bart Grabsch. In uno dei podi forse più inaspettati, secondo Taft, che bene o male non si sapeva chi fosse, e Taft, il primo vero risultato di rilievo fu quello, l'argento mondiale a cronometro, terzo Zabreschi e quarto Leipheimer. Molto probabilmente gli statunitensi hanno ancora rimpianti per quel titolo mancato, perché sia Zabreschi che Leipheimer erano i favoriti d'obbligo. Poi quinto Lorson, sesto De Volder, settimo Martin, ottavo Brajkovic, nono David Millar e decimo Chavanel. A Mendrisio 2009 vince Cancellara, ritorna, fa piazza pulita di tutti, 1,27 su Lorson, 2 minuti e mezzo su Tony Martin, quarto Zirbel a 2,47, quinto Marco Pinotti a 3 minuti e 02. Devastante la locomotiva di Berna. Decimo, 2010. Cancellara con più di un minuto sul secondo, in questo caso è David Miller. Terzo, Tony Martin. Quarta e quinta la coppia australiana, Porte e Rogers. 2011. Martin comincia l'era di Tony Martin su Bradley Wiggins e Fabian Cancellara a 1,29. Poi abbiamo Bart Grabsch che arriva a 2 secondi dal podio, Bobridge e Port a 2,13 e 2,29, settimo Millar, ottavo Vestra. Il migliore degli italiani è Adriano Malori, 24esimo, quasi 5 minuti. Nel 2012 a Limburgo vince Tony Martin su Taylor Finney per 5 secondi, facendo letteralmente il vuoto sugli altri. Terzo Kirienka a 1,44, poi Van Garderen, Kessiakoff, il migliore degli italiani. E il migliore degli italiani è Malori, decimo a 2,40. Firenze 2013, Tony Martin su Bradley Wiggins e Fabian Cancellara. Anche in questo caso Martin fa letteralmente il vuoto, più di 40 secondi su Wiggins, e Cancellara che ormai non è più quel Cancellara degli anni precedenti. Quarto Kvyat, quinto Finney, sesto Quaad, la coppia italiana settima ottavo. Pinotti Malori, poi Lorson e Siuzzov. A Ponferrada 2014, l'acuto di Bradley Wiggins su Tony Martin e Tom Dumoulin. Sesto, un buon Adriano Malori a 1,11. Quarto Kirinka, quinto Dennis. Comunque, ci sta. Nel 2015, vittoria di Vasil Kirinka, il primo bielorusso a vincere il titolo mondiale. Secondo, forse con qualche rimpianto, Adriano Malori a 9 secondi. E Jérôme Coppel, Francia a 27. La Francia non vinceva una medaglia dal 97, dall'acuto di Laurent Jalabert. E l'Italia ancora da prima, da Andrea Curato del 94, la crono inaugurale, la prima crono. Quarto Castroviejo a 2 secondi, poi Dumoulin, Dennis, Martin, Bodnar, Białobłocki e un ottimo decimo Moreno Moser. A Doha 2016, Martin su Kirienka e Castroviejo, quarto Bodnar, quinto Mullen, sesto Dennis. Nel 2017 vinse Tom Dumoulin su Primoz Roglic e Christopher Froome. Non ci fu assolutamente storia. Ci fu storia per il quarto posto,
tra Oliveira, Kirienka e Moscon, tutti in un secondo. Quarto arrivo Oliveira, con lo stesso tempo arrivo Kirienka e Moscon a un secondo da loro. Moscon arriva a 8 secondi da Froome, dal podio. Poi Kelderman, Dennis, Martin e Trattnik decimo. Nel 18, Ron Dennis su Dumoulin e Kampenaerts. Con lo stesso tempo Dumoulin e Kampenaerts. Però secondo arrivo Tom Dumoulin, quarto Kwiatkowski e quinto Oliveira. Nello Yorkshire 2019, Rohan Dennis su Remco Evenepoel a 1 minuto e a quasi 2 minuti Filippo Ganna. La terza medaglia per l'Italia nella crono maschile elite. Quarto Bevan, quinto Dowsett, sesto Craddock. A Imola. A Imola vince Filippo Ganna su Wout van Aert e Stephen Kung. Abbastanza tirato, a 27 secondi alla fine van Aert. E Kung a 30. Con i primi 8 tutti racchiusi in 1 minuto. Ad esempio, Viktor Kampenaerts arrivò a 53 secondi. Poi nono Alex Dowsett a 1,06 e decimo Tom Dumoulin a 1,14. E l'anno scorso chiudiamo così con la vittoria di Filippo Ganna con soli 5 secondi su Wout van Aert e 43 su Remco Evenepoel. Quarto Kasper Asgreen a 45, sesto Kung a 1,06, poi Martin, Bisseger, Hayter, nono uno splendido Edoardo Affini e decimo Tadej Pogačar. Potrebbe essere la tripletta per Filippo Ganna. Mancano poche ore e sapremo. Nella mattinata italiana si sarà riuscito a pareggiare i conti con Michael Rogers. Per arrivare a Martin e cancellare ci vorrà altre 1/2 vittorie.